Lei ha detto: cari omosessuali, voi non siete normali. Rendetevene conto, appartenete a un'esigua minoranza. Quindi lei ha tirato fuori l'argomento della minoranza, un argomento numerico. Non ci sono stime precise, e mai ci saranno. Non si può quantificare scientificamente questa cosa. Però, una cifra credibile, ragionevole, è il 5%, 5%, una persona su 20, che è tantissimo. Una minoranza, sì, ma una minoranza enorme. Però effettivamente, se uno usa un argomento numerico, matematico, certamente non si può parlare che di minoranza. E se la maggioranza rappresenta la norma, è la norma, allora tutto ciò che non è norma, non è maggioranza, è automaticamente anormale. Non è elegante dirlo, però è tecnicamente, matematicamente corretto, va bene? Se questa è l'argomentazione. Va bene, generale, allora usiamo pure un argomento matematico. Quanti sono i biondi in Italia? Io lavoro in una scuola e direi che in ogni classe c'è almeno un biondo, spesso due, qualche volta tre. Però, onestamente, molti di questi biondi, direi il 50%, muteranno nel tempo, adesso che il capello giallo diventerà sempre più scuro fino ad arrivare al castano. Per cui direi che i biondi veri, autentici, sono uno per classe, uno su 20, il 5% della popolazione, esattamente come i gay, una minoranza. Vorrei chiederle, generale, perché nel suo libro non ha citato i biondi? Perché non ha scritto: cari biondi, voi non siete normali, rendetevene conto, appartenete a una minoranza? E perché non ha citato tutte le altre minoranze? Perché questa ossessione per i gay? So che questa cosa le provoca terrore, generale, ma anche lei appartiene a una minoranza, alla minoranza dei razzisti e degli omofobi orgogliosi di esserlo. Non so quanti siate, ma credo pochissimi, sicuramente non arrivate al 5%, molto molto meno, forse 1%, che è già tantissimo, sarebbe grave. Ma comunque meno dei gay e dei biondi. Ma solo per questo non siete italiani? No, lo siete. Non avete diritto di parola? No, ce l'avete e la usate, la sfruttate, ne abusate anche. Non avete diritti? No, avete gli stessi diritti che hanno gli altri. E perché non dovrebbero averli anche i gay?